tutto è tech, o perlomeno il mondo sta andando in questa direzione. Ogni cosa, anche la più tradizionale, ogni attività economica, anche la più quella che si perde di più nella notte dei tempi, sta diventando tech. E questo però vuol dire che i confini tra quel che sta di qua e quel che sta di là stanno diventando più opachi, e quindi si rischia anche di perdersi da quello che era il vecchio approccio del fare affari, del fare attività imprenditoriale, e i nuovi modi di gestire e di portare avanti le aziende. Io sono Marino Masotti, della redazione di WebSim, e sono con Roberto Rosati, amministratore delegato di TMP Group. Ciao, buongiorno e grazie per avermi invitato. Siamo qui perché cerchiamo di capirci un po' di più tra questi due mondi che si stanno ibridizzando, sempre più vicini, perché TMP si occupa di qualcosa di tradizionale, che ci spiegherai, però con un approccio, con una modalità, con una carrozzeria super innovativa, blockchain, intelligenza artificiale, i nuovi mondi. Allora, allora partiamo dal vostro core business e cosa c'è intorno anche al core business. Guarda, noi ci configuriamo già con una tipologia di azienda che già porta e richiama l'innovazione. Siamo una tech media company. La comunicazione e i media sono, come dicevi tu, un lavoro che si fa da tanti anni, quindi ha vissuto tantissimi gradi di innovazione, no? In questo momento siamo a un nuovo livello dell'innovazione, applicate in realtà a tutto il mondo dell'industria. Chiaramente una parte importante dell'industria, come sappiamo, è l'area funzionale del marketing e della comunicazione, e sarebbe sciocco non portarsi avanti nell'innovazione anche in questo settore. Questo è quello che facciamo noi. Noi ci inseriamo laddove c'è bisogno di una congiunzione molto forte tra la creatività e la competenza tecnica e tecnologica. Noi come Tech Media Company agiamo su quattro direttrici fondamentali che già ci vedono nella nostra nascita. Noi siamo nati nel 2012. Come un'agenzia che faceva ICT e digital communication. Ci Quindi chiarisci, allora, sì. siete nati nel 2012 Sì. in un mondo che però è già quello di oggi dell'informatica e dell'elettronica, Sì. Che con rivolgendovi a quale tipo di mercato? Beh, inizialmente chiaramente come tutte le situazioni si parte dal piccolo, quindi il nostro mercato di riferimento erano le piccole PMI e le start-up principalmente, si è partito da quello, quindi Quindi questi progetti. soggetti, i vostri clienti, Sì. che hanno bisogno di qualcosa di nuovo, devono aggiornarsi nel mondo che cambia, e quindi bisogna di far conoscere i loro prodotti, i loro servizi. Il nostro approccio era quello di traghettare le nuove aziende, le aziende già consolidate, verso un nuovo approccio alla comunicazione digitale. Noi arrivavamo in quel momento e li supportavamo in termini consulenziali e poi chiaramente operativi. Da quel momento è partito poi il viaggio di TMP, un viaggio che ha visto un approfondimento, una professionalizzazione molto importante nell'ambito delle tecnologie digitali, della comunicazione digitale, per poi traghettare in quello del mondo esperienziale degli eventi. Ok, arriviamo al punto, gli eventi. Gli eventi sono qualcosa di, fino al 2019-2020, anzi, fisico e basta, o quasi essenzialmente fisico, comunque in persona si dice Sì. Sì. adesso. Nel 2020 cambiano i termini. Oggi cioè gli eventi, che tipo di business sono? Un mix? Si è tornati unicamente alla presenza? Allora, quando si cambia è difficile che si torni indietro. Il Covid in realtà ha accelerato nel 2020 un processo di tecnologizzazione, passami il termine, delle esperienze e degli eventi, e da lì è partita un'esigenza. L'esigenza della comprensione delle aziende del poter amplificare un'esperienza che doveva rimanere saldamente umana di contatto, ok, ma con le potenzialità della tecnologia. Quindi
Quindi questo ci ha dato un'apertura e una possibilità. Quindi, di la tecnologia come una specie di acceleratore, di turbo, di qualcosa. Organizzo una festa e la festa finisce, spengo la luce, tutto finito. No, no. La faccio vivere di più, la faccio vivere in altri mondi. La festa a me piace parlare di esperienza, ah, perché in realtà di quello si tratta. È un contenuto e il contenuto vive, non si esaurisce. Okay. Quindi ha bisogno della tecnologia per poterlo fare. Quindi in un gioco di schemi, di caselle della composizione di TMP abbiamo lo sviluppo, abbiamo la comunicazione digitale, quindi social, tutto quello che c'è dietro ai social che man mano proseguono e si interfacciano, abbiamo gli eventi, ok, e poi chiaramente tutto questo abbiamo detto che è contenuto, produzione dei contenuti. Che cosa, queste sono le tre delle quattro divisioni che abbiamo, che in realtà poi hanno un loro impatto tecnologico molto forte con la nostra divisione technology, che ci permette quindi di poter aumentare il valore delle esperienze, dei contenuti, della comunicazione digitale e poi di lavorare su qualcosa di molto, molto innovativo e molto, certo, nuovo, come sono quelle cose di cui tu hai parlato, intelligenza artificiale, NFT, blockchain. Allora, queste diavolerie. Sì! come, facciamo un esempio, quindi sì, un evento, sì, che può essere una società che ha bisogno di lanciare un nuovo prodotto, un nuovo servizio, sì, voi arrivate, sì, il vostro cliente, e coordinate, organizzate, ideate l'evento. E a questo punto le nuove tecnologie dove si inseriscono e come si inseriscono? Un evento che prima poteva essere molto riconducibile, guarda, prendiamo una fiera, un evento di lancio di tutta una serie di prodotti di un brand qualsiasi, che vuole raccontare il grado innovativo dei propri prodotti, immaginati un gruppo di giornalisti che hanno in anteprima la possibilità di arrivare a vedere questi prodotti, entrano in questo spazio eventi di un certo tipo e si ritrovano con chiaramente la situazione plenaria per il contatto, per poter avere a che fare con gli utenti e le persone, poter anche fare networking, perché poi il concetto del contatto è sempre quello di poter creare rete e la rete aumenta con la tecnologia, sì, e di questo ne abbiamo coscienza. Ah, poi ad un certo punto ci arriva, ma come entriamo? Non facciamo dei badge normali, facciamo dei badge che permettono, dei ticket, degli accessi che permettono di poter continuare quell'esperienza anche dopo l'evento. Da lì si inseriscono gli NFT ticket. Noi abbiamo creato una piattaforma che permette di fare uno step oltre al ticketing e all'accesso mediante un accredito, ma è quello di avere un accesso totalmente dedicato, unico nel suo genere, che può essere utilizzato in meccaniche susseguenti di collegamento, di comunicazione, di attivazione di marketing, di campagna. Con la tecnologia degli NFT ticketing, ad esempio, tutto questo è realizzabile e possibile. Poi andiamo nel reparto dove voglio vedere come il tal prodotto può avere un impatto sulla vita di tutti i giorni. E a quel punto abbiamo un corner esperienziale dove in realtà puoi vivere l'esperienza dell'utilizzo di quell'oggetto tutti i giorni con realtà aumentata, realtà virtuale e tutte le possibilità che essi ci portano. E noi abbiamo un'applicazione del 10% in questo momento. Il potenziale di crescita sotto questo punto di tecnologia è pazzesco. Perfetto. Quindi giusto per buttarti dentro l'esperienza. Ci siamo. Però stiamo parlando anche di una storia imprenditoriale, quindi voi siete, sì, nati nel 2012, hai detto, siete cresciuti, a un certo punto avete deciso di quotarvi in borsa, perché si arriva in borsa di solito, anche nel vostro caso, sì, per chiedere risorse al mercato per accelerare questo sviluppo. Ecco, cosa è successo dal vostro arrivo in borsa, come stanno andando, come è andato, diciamo così, l'ultimo anno e qual è il vostro piano industriale, il vostro piano di sviluppo, di consolidamento?
su cosa state lavorando. Noi siamo arrivati in un momento in borsa, in un momento delicato proprio per il mercato. Quindi sicuramente il primo anno non è stato sicuramente premiante sotto determinati punti di vista. In termini imprenditoriali è stato un... sono stati 2 anni, perché io conto anche l'anno precedente, in preparazione di che ha aumentato l'assetto e la struttura di un'azienda che si interfaccia a un mercato e a degli investitori. Quindi sicuramente ci ha messo nelle condizioni. Noi abbiamo chiesto fondamentalmente, ci siamo interfacciati al mercato dell'Euronext per fare 3 cose in maniera integrata, sistemica e anche potenziata. Espandere i nostri confini territoriali, okay. Quindi poter portare TMP Group e il suo format all'estero, aumentare la nostra competenza tecnologica interna e quindi lo sviluppo di ulteriori tecnologie, e poi sicuramente una crescita andando a individuare quelle perle del nostro settore o comunque funzionali al nostro settore, e chiaramente potrà crescere in maniera massiva. Ci siamo spostati all'estero, abbiamo aperto... Quindi il primo obiettivo della vostra raccolta? Check. Esatto. Okay. Dove siete andati? Siamo andati in Spagna, un mercato molto florido nella produzione dei contenuti, delle tecnologie in questo momento, quindi sicuramente molto di appeal per quello che è il nostro mercato. Ci siamo interfacciati commercialmente nel mondo dell'Arabia Saudita, che nel mondo della comunicazione, come per tutti gli altri settori in realtà, ha una grande potenza di investimenti. E poi con tutta una serie di progetti chiaramente ci stiamo guardando su altri. Quindi questo è l'aspetto geografico, l'aspetto diciamo più tecnologico. Anche lì il nostro 2023 è stato un anno di grandi investimenti. Già solo la piattaforma che ti raccontavo prima sugli NFT ticketing è stato un lavoro duro, sostanziale, in realtà è ancora sempre in ongoing, e ci ha permesso di lavorare su nuove piattaforme, quindi su tecnologia interna che creerà e produrrà valore, e di questo siamo molto molto orgogliosi. Terzo aspetto, ci stiamo lavorando, perché vogliamo avere degli assi nella manica importanti, e questo chiaramente richiede il giusto tempo. Allora, il 2023 è stato un anno quindi di grandi investimenti, di una flessione dei ricavi, sì. Come per le ragioni che avete spiegato nel vostro comunicato, sì. E come è iniziato il 2024, cosa vi aspettate da quest'anno? Sì, anche alla luce degli investimenti, che immagino qualcosa cominceranno a dare come rendimento, come frutto. Beh, certo, sicuramente. È stato un anno che è iniziato, un 2024 che è iniziato in linea con l'anno precedente. Devo dire che comunque il precedente, l'equivalente primo semestre, comunque è stato positivo. Devo dire che stiamo lavorando su delle progettualità importanti che ci danno una visione, una visibilità su un 2024 positivo. Sì, su un 2024 positivo. Il 2023 è stato un anno di investimento, una leggera inflessione, come dicevi tu, sui ricavi, assolutamente innegabile, una storia di anni sempre in crescita, un assestamento del 2023 che però porta con sé una semina che vedrebbe i frutti nel 2024. Bene, siamo stati con Roberto Rosati, amministratore delegato di TMP Group, che ringraziamo. Grazie mille a voi.